ingredienti per le lasagne in brodo sono 400 g di coscia di tacchino a pezzi, una carota, una patata, una cipolla, una costa di sedano, prezzemolo, 2 cucchiai di polpa di pomodoro, un dado, sale quanto basta. Per le lasagne, 500 g di lasagne fresche, 400 g di macinato misto, 3 mozzarelle, 500 ml di besciamella, noce moscata, formaggio. In una pentola capiente mettete la coscia di tacchino a pezzi e 3 litri di acqua. Fate cuocere a fiamma bassa. Poco prima che l'acqua inizi a bollire, si formerà in superficie del grasso. Schiumate con una schiumarola. Pulite e lavate tutte le verdure. Unite il tutto nella pentola. Oltre alle verdure aggiungete anche il dado e salate. Lasciate cuocere il brodo per 2 ore a fiamma media. Finito il tempo di cottura, con l'aiuto di un colino filtrate le verdure e la carne. In una padella mettete un filo d'olio, versate il macinato, salate e fate cuocere per 4-5 minuti, facendolo rosolare, rigirandolo di tanto in tanto. In un'ampia teglia mettete un mestolo di brodo preparato precedentemente e disponete sopra le sfoglie di lasagne fresche. Condite con macinato, mozzarella, besciamella, noce moscata e formaggio. Coprite nuovamente con sfoglie di lasagne e continuate con lo stesso procedimento fino a finire tutti gli ingredienti. L'ultimo strato copritelo solo con formaggio, noce moscata e besciamella. Coprite interamente il tutto con il brodo fino all'ultimo strato delle lasagne. Mettete in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti, in modo che parte del brodo venga assorbito. Il tempo di cottura varia a seconda del proprio forno. Impiattate e servite.